cominciamo a dire che sono profondamente schifato. Mi conoscete da 7 anni e mezzo, questo termine non l'ho mai usato. Sono schifato come una certa stampa in particolare abbia trattato questa materia. Un attacco alla città, l'abuso di una professione per esercitare violenza fortissima nei confronti di una città. Noi agiremo con la massima durezza e determinazione in ogni sede giuridica, non solo, perché si tratta di due persone che sono andate in Bangladesh, hanno contratto una malattia, non vivevano a Napoli ma in un comune della Campania, sono solamente venuti a Napoli per essere accuditi, curati e guariti in quello che è uno dei principali ospedali del Mezzogiorno d'Italia. È come dire che le persone che si vanno a curare nei principali ospedali del mondo ci sta il rischio, che ne so, peste, colera o altro. È molto grave perché veramente si è creato un allarmismo. Io veramente mi spiace, siccome ho profondamente rispetto, credetemi, proprio così come un rispetto profondo per la magistratura a cui appartengo 15 anni, e quando vedo qualche magistrato che fa nefandezze provo rabbia. Così ho lo stesso rispetto per il giornalismo e per l'articolo 21. Quando vedo, e non mi riferisco solo al titolo di quel quotidiano che sarà chiamato a pagare fino all'ultimo centesimo il risarcimento per questa città, ma mi riferisco anche ad altri che forse dovrebbero avere più sensibilità perché vivono anche luoghi più vicini ai nostri, e invece si sono lasciati andare anche a titoli e argomentazioni veramente inaccettabili. La considero veramente. Non la considero informazione, non la considero giornalismo, la considero spazzatura.